Anche nel comune di Monbaroccio, chiari esempi di cittadinanza attiva e di attenzione all'ambiente. Il neosindaco Petrucci, Proloco, volontari di associazioni locali ed alunni delle scuole primarie si sono dati un grande affare questo fine settimana nel bosco del Beato Sante per raccogliere, come è avvenuto in tante città italiane su iniziativa di Legambiente, rifiuti di ogni genere, plastica in primis, lasciati da incivili individui a cui l'ambiente ed il rispetto della natura non ispirano nulla di buono. Ma la giornata per il sindaco non si è conclusa però nel migliore dei modi, perché un operatore ecologico incaricato dal comune di ripulire la scarpata delle bellissime mura cittadine ha fatto, ahimè, una spiacevole scoperta. Vi faccio vedere cosa abbiamo trovato sotto le mura di Monbaroccio, a 20 metri dal centro storico, a 20 metri dalla piazza, a 10 metri dal teatro comunale. E questa secondo me è una vergogna. Certo è che quello che vi farò vedere a me mi dà ribrezzo, però è anche vero che se io trovo quelle persone che fanno quello che hanno fatto e le vedo con i miei occhi, sarò il primo a denunciarlo e vorrei che anche tutti voi faceste questo. L'operatore, decespugliatore alla mano, ha rischiato anche la propria incolumità personale perché celati dall'alto fogliame, insidiosi rifiuti di ogni genere potevano causargli seri danni. Dopo tanto tempo sottomura, praticamente dalle mura sopra il campo di tamburello. Guardate un pochettino cosa c'è. Allora, bidoni, questa è una gabbia che non so che cosa rappresenti, rullo arrugginito, ferri buttati, immondizie di sacchi, bicchieri, cesti, ma soprattutto guardate cosa troviamo, sacchi di vernice, probabilmente baracchina, sacchi di cemento. Questo è nel nostro centro storico, Mondizia. E poi chi ha fatto il lavoro cosa ha rischiato? Cosa ha rischiato? Che se trova un vaso di baracchina che le esplode in faccia perché col frullino taglia, si deve anche rovinare per la maleducazione di qualcuno, per il non rispetto del territorio di qualcuno. Scusate, ma queste cose mi fanno altamente infuriare. Ora Marche Multiservizi è stata allertata dall'amministrazione per prelevare i rifiuti e gli inerti lasciati lì da sconsiderate persone, ma la cosa non finisce qui. L'amministrazione ha in serbo ogni azione possibile per colpire chi scarica abusivamente ai danni della comunità i propri rifiuti.